parte, signori, buon pomeriggio. Buon pomeriggio, buon inizio di settimana. Ciao Alan, ciao Molly, ciao Teodor, ciao Sisal, ciao Sisal. Vabbè. Ciao Kala, ciao, ho detto anche Rengol, vediamo se è vero. Esatto. Buon pomeriggio, ragazzi, buon pomeriggio. Buon lunedì dove succedono tante robe oggi. Come state voi? Tutto bene? No, beh, io faccio live perché comunque, tanto grazie Molly e grazie a chi la sta scrivendo sul gruppo Telegram. Sentito prima il porto? No. Mia madre si opera alle 2, quindi non ha senso non fare live, quindi operandosi alle 2 dovrà stare probabilmente fino a stasera poi in ospedale e quindi non mi cambia nulla. L'unica cosa è che non essendoci nessuno in casa, anche se tecnicamente dovrebbe tornare mio padre, che non credo lo fanno restare là, se suona la porta devo andare io, se squilla il telefono devo andare io, se devo fare qualcosa ovviamente devo farla io, questo è. Però ho detto faccio, magari non faccio fino alle 3 come faccio di solito, facciamo un'oretta oggi, perché poi sicuramente domani ci sarà la stessa cosa, che sicuro domani mia madre dovrà andare al controllo per togliersi la benda all'occhio. Mentre per mio padre non è più domani il pre-ricovero, ma gliel'hanno spostato al 29. Vabbè, anziché essere martedì e giovedì, però non si saprà quando lo opereranno anche lui. Soprattutto non si sa se lo operano, visto che i casi di Covid aumentano, quindi cioè, se chiudono l'ospedale non si potrà operare mio padre. Mia madre, grazie a Dio, oggi si opera sto secondo occhio. Speriamo Dio vada tutto bene e così si sistema almeno la vista lei. Ma sì, sa, ma infatti, allora, se nel senso stare là. Non dentro, nemmeno la tolta è rimasto dentro, ovviamente. Rimaneva là, cioè non tornava a casa. Poi mio padre ha detto no, torna a casa, mi vado a riposare, poi va, se ne va in, poi esce, poi quando è fuori va a prendere mia madre quando la dimettono all'ospedale. Diciamo si prospetta un bel periodo, ripeto, per mia madre non sono, cioè sono tranquillo perché si è operata il mese passato all'occhio sinistro, all'occhio destro. Quindi deve farsi la stessa operazione all'occhio sinistro, sa, lei stessa è più tranquilla che sa cosa l'aspetta, sa che bene o male è riuscito il primo, riuscirà anche il secondo, quindi, ma si doveva fare proprio con urgenza, perché ormai aveva l'occhio operato e dove si vedeva bene, l'altro occhio no, e non poteva stare con gli occhiali. E di conseguenza gli stava facendo male anche l'occhio operato perché si spozzava. Quello si vedeva troppo bene. Vabbè, casino. Potete immaginare, ragazzi. Si doveva operare subito. L'hanno, grazie a Dio, rioperata dopo un mesetto dal primo. Sono cazzi che so, non potrò fare nulla per un po'. Vabbè, io sono qua all'aiuto. Non mi interessa. Non è quello il problema. Ci mancherebbe altro. Detto questo, ragazzi, iniziamo questa settimana. Iniziamo questa settimana con nuovi giochi. Come sapete, oggi. Iniziamo Super Mario Galaxy. Non l'ho mai giocato. Io non ho, ripeto, non ho mai avuto la Wii U. La Wii, voglio dire, perché Mario Galaxy, se non sbaglio, è uscito per Wii. Io risaluto Twitch che non è capace a categorizzare i giusti giochi. Perché ho messo giustamente la categoria giusta, ossia Super Mario 3D All Stars. C'è, ma non funziona. Così come per il gioco di domani, Crash Bandicoot Insane Trilogy, la categoria c'è, ma non funziona. Grazie Twitch, non sei manco capace a sistemare, a far funzionare le categorie dei giochi. Quindi domani giochiamo con Crash Bandicoot, oggi giochiamo come se stessi giocando al gioco originale della Wii. Grazie Twitch. Detto questo andiamo. Bando alle ciance, non siete qui a sentire le mie disgrazie. Tra l'altro qui come vedete è quasi pronto per fare il presepe. Ma lo sapete qui. Devo fare un po' di cose. Ciao Ivo, oggi ho sbaraccato, ho già un po' addobbato casa. Non avendo un cazzo da fare, ragazzi, non posso uscire, non posso fare nulla. Cioè, almeno faccio qualcosa. Allora, andiamo in HDMI, sempre a lamentare. Stai calmo, Lezza, eh! Se non fanno funzionare le cose! Eh? Le cose senza. Le categorie di gioco! Un cazzo di sito che devi fare streamare giochi e non fai funzionare le categorie, eh? Twitch, allora,
E mi bug il lettore di Twitch. Io non posso aggiornare più la schermata offline. Non posso cambiarmi le cose del profilo. Non posso cambiarmi manco l'avatar perché buggano tutto. Mi hanno buggato il cazzo. Mi hanno buggato. Ok, e allora? E io poi scrivo, ma non siamo capaci a sistemarlo. E sei un pezzo di culo, sei. E io mi lamento. Sì, che mi lamento. È da fine settembre non riesco a cambiare l'offline. Mannaia. Ciao, fuori. Che cazzo. maestro, adesso. Sì, Alan, non fate montare la testa a quello. All'ese. Allora. Maestro. È la prima volta che l'avvio, tra l'altro. Quindi questa è la prima volta pure che vedo sto qua. Aspettate, vedo mio padre, un attimo solo. Dobbiamo stoppare subito, un attimo. Niente, me la passi tu una musica senza copyright? Eh? 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 Niente, ne stai calmo. Non sta calmo, Giulia. Allora, mio padre è tornato, ha lasciato mia madre e mia sorella che lavora in ospedale. Va bene, Molly. Non hai copyright questo, niente. Cioè, là chi ha remixato la musica? Quando mi vogliono bannare mi bannano, Leta. Se mi bannano mi stoppo, basta, finito. Ok. Molly, poi uscirà il video sul canale YouTube a inizio di dicembre con tutto. Allora, come tutti gli anni. Belle, 5 lingue disponibili solo inglese. Noi facciamo Super Mario Galaxy. Cosa sono queste? Le colonne sonore. Che bello. E allora, non ho mai giocato né Super Mario 64. Né Super Mario Sunshine, né Super Mario Galaxy. Iniziamo col Galaxy perché? Perché è lui che sta facendo 64. Quindi vedremo com'è. Sifo, l'ho preso Animal Crossing. E lo sto giochicchiando. E sta prendendo. E mi sta prendendo un bel po'. Chiaramente è in corso. Nel corso. Premi meno per sospendere la partita o vedere i comandi. Va bene. Signore, Super Mario Galaxy. Vediamo un po' com'è. Cosa devo toccare? Premiere. Come sai se c'è un file? Non mi fa muovere. No, non mi devo giocare con i Joy-Con pure con questo? No. Aspetta, non mi... Raga, non mi fa muovere. Aspetta. Oddio, fammi vedere se devo giocarci con questo. Aspetta. Magari come... È come... sta accadendo tutto qua. No, si è spenta. Oddio, madonna. Ok, vediamo. Ah, ok, minchia, devo giocare. Ok, devo giocarlo col cane perché si muove. Oddio santo. Quanto veloce. Ma è schifosissimo. Ok. Magari fa. Guarda come si muove. Sì, col cane. Spero si possa. Spero
Spero si possa, ragazzi, spero si possa selezionare la sensibilità perché è orribile. Ma perché non posso giocare comunque? Vabbè. Giochiamo con prevedo guai. Prevedo grossi qua. No, ovviamente Todd è il paio di ciuffo. Non posso filargli un dito. Allora, copia, usa questi dati. Caesar. Quell'anno apparve una cometa tanto grande da sovrastare tutto il cielo nel regno dei funghi. Va bene, poi. La cometa che si mostrava una volta ogni 100 anni rilascia una pioggia di stelle cadenti. Ok. I Todd portarono le stelle cadenti al loro castello e le riunirono per dare forma a una grande superstella. Dovette essere un evento davvero meraviglioso. Todd non aveva un cazzo da fare, che succederà qualcosa. Perché non poteva esserci modo migliore per celebrare il Festival delle Stelle che aveva luogo ogni 100 anni in onore della cometa? Ah. Raggiungi al castello la sera del Festival delle Stelle o qualcosa per te, ma mi parla. Ciao, Luke. Ciao, Luke, buon lavoro. Ho letto, sì, sa che comunque tu devi domani tua sorella iniziare a tirare a distanza. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po' come funziona questo gioco. Mario salta. Oddio. Io spero che di non soffrire come soffro dei giochi di Motion Sick, perché mi sembra insomma, si muove in maniera abbastanza brutta. Festa delle stelle sta per iniziare, sì. Ma cadono. Sbrigati Mario! Anche tu devi iniziare a raccogliere la sto scheggia. Sì, lo sto raccogliendo, Todd. Aspetta, qua. Mario può correre? No. Tentato Coco! Quante stelle? Come sparo, su? Non sparo, ma non manco qui! Come faccio a sparare? Scusa, ho premuto tasto a caso. Se riesce a entrare da qualche parte, no. Baba, ciao. Oh. Era qua, dai. Bentornato, si sa. Ma Bowser? Ma. Che distruzione! No, non è Bowser. Oh sì. Sì, è Bowser. Che distruzione, ragazzi. La musica. Infatti, effettivamente è il tema di Bowser questo. Perché? Ciao Molly, buona giornata. Grazie a Sebastian. Esatto, Tiro. Ma la principessa è che tiene. Però Bowser potrebbe rassegnarsi dal fatto che la principessa non ne vuole sapere. Perché poi dovrebbe innamorarsi di uno come Bowser? Lei anziché scappare sta a guardare, guarda. Ma come? Come Bowser ha creato una galassia, scusa? Ah! Bowser quindi ha creato una galassia col potere delle Astro Schegge? Peach? Esatto.
Anche tu davanti a questo fallo. Ma i Toad hanno dei grossi problemi adesso. Sì, quello pensa al festival. Questi non li posso salvare, no, no. Devo correre. Ah, non corre proprio. Mario proprio questa è la velocità base di sto Mario. Posso tagliare, sì. Devo andare nel castello, ok. Ah, quindi Bowser ha creato una UFO. Guarda un po' secondo. Quando scommetto che si prende tutto il castello, perché adesso ormai i mood di Mario sono sradichiamo i castelli. Esatto, immagino. Con tutto Mario dentro, ok. Quindi ecco la lore del gioco, per questo va nello spazio Mario. Oddio no, non ci sta arrivando ancora più di tanto, eh. Addirittura. C'è la falsa del sto pezzo, sì. Povero castello, è distrutto, sradicato, trasformato in origami, portato nello spazio. E sto castello ne ha viste di tutti i colori, ma abitare in una casetta e passare in incognito, no? Mario, sempre io devo salvarti, ma per sposa te non ho comprato. Kamek! Eravamo amici nel suo. Ma come ci trullo? Ma eravamo amici su Pepe Mario però. Vabbè che. Vabbè. Ah! Ma adesso muore Mario veramente. Mario. Patate Mario. La stella che aveva Peach è partita. Impeachment, va bene, tio. Cosa vuoi? Mamma mia! Ok. Coniglio! Mi hai svegliato? Giochiamo, sì. Salta con la B. Ma sto saltando con la A io, però vabbè. Salta con B, ok. Oddio, effettivamente è strano come si muove. Ah, se non faccio salto. Scusate, mi faccio tutta. Giochiamo all'acchiapparello. Se ci prendi tutti ti diremo in che posto ci troviamo. Ok. Se. Ma. Dio santo, non so cosa effettivamente. Me l'aveva detto Ricky che poteva avere problemi. Se ho problemi io non lo faccio più, ve lo dico. Ma per via del motion sick, eh. Come la chiappo un animale? Madonna! Ma perché hanno inventato? Devo correre e toccarlo? Ok, con la. Ok. Sì, effettivamente. Oh mio Dio, non so. Poi vediamo. Mi sei dovuto nascondere in un cratere. No. Satellite. Volevo prendere la moneta che mancava. No, ma ripeto. Dove va? C'era bisogno? No, ma io se non sto male lo faccio, raga. Cioè, non devo stare male io. Io è come quando gio ho giocato Human Fall Flat. Quando ho giocato Human Fall Flat la prima volta ho letteralmente vomitato. Letteralmente.
mi sono stato male tutto il giorno, tutta la giornata. Infatti da lì non l'ho fatto mai più. Se dovesse succedere una cosa di questo genere con questo, ovvio che me ne sbatto il cazzo, piuttosto penso alla mia salute. Allora, dov'è l'ultimo? Beh, non è un pianeta grosso. Ma pure dell'acqua basta. No, ho sbagliato. Ce l'aveva accanto, veramente. Non capisco un cazzo qua. Cerca che caio. Non l'ho visto, siete. No, volevo salire a prendere la cosa. Dovevi seguire la stellina, no? Qui c'era il primo. Vediamo. Eccolo! Eccolo, l'ho visto. Riesce? Ok. La dimostrazione della gravità 100, sì, come. Incredibile, ci hai catturati tutti. Forse puoi veramente aiutare la mamma. La mamma? Puntato il Colosseo. Alan, Evil, se gli piace aver espresso nel sedere. Ma lui fa. Ah! Chi è questa gente, signora? Scusami, è Peach! Cioè, sembra Peach, ma non è Peach. Sono state guardate tutto il tempo da qui, dal varco del firmamento. Ok, signorina. Sono Rosalinda, la guardiana delle stelle. Ciao, Linda. Piacere. Se vuoi salvare la tua cara amica, amica, sì, devi ottenere l'energia più piacevole attraverso le galassie. Nella dia, grazie. Ti presterò Sfavillotto! Ok. Adesso puoi seguire delle pirouette. No, come scuote? Premi Y, ok, scuote, stai calmo, sta. Anche noi come te stiamo attraversando un periodo difficile. Devi salvare le mega stelle con l'aiuto di Sfavillotto, che la polvere stellare ti protegga, sempre sia protetta. Olivia non Sfavillotto. Esatto, oddio. Ok, posso fare delle pirouette, fammi vedere. Ma allora, ok, se io agito il Joy quando lui piroetta, ma tanto io premo Y. Fate la salta con. Ok. Scuoti o pre. Sì. Ok. No, non faccio così, vai tranquillo. Questa è Lona. Questa è una stella lancia. Se sei nelle sue vicine, scuoti o pre. Ok. Ah, ok, devo partire di qua. No. Niente. No, non voglio andarci però. Perché qua mancava qualcosa, fammi vedere. Ma perché gira? Ma non posso andarceli, dai. No, non posso andare. Esatto. Basta, non c'è più nulla. Possiamo. Adesso ce la possiamo andare. Vediamo come viene spaventato. Ah, ho capito, così lui va in tutti in altri pianeti. Ti stavo aspettando. Avevo preparato una stella lancio, ma è stata frantumata da un meteorite. Che culo. Non puoi lasciare questo pianeta senza di essa, quindi cerca tutti gli spicchi. Ok. Mentre ricerchi, fai attenzione a dove metti i piedi. Va bene, grazie. Madonna. Ah, perché giustamente ci sono.
Ma quindi diciamo che ogni pianeta ha le sue mini missioni. Pidi pidi pipì. Che beh, ho ottenuto un altro Mario, vabbè. Bellina la musica della One Up. Manca l'ultimo pezzo, che è qua. Vabbè, questi sono facili, sono i primi livelli. Okay. Effettivamente non è malaccio, a parte per il fatto che si muove così. Oddio. Dove si va? Da Oxide. Che Goomba grosso! Ma i Goomba pure... Scusami. Ok. Cosa è successo? Scusa. Allora, fammi uscire da qui. Uno dei nemici qui intorno dovrebbe avere la chiave. Va bene. Sì, vai tranquillo. Che pensi me? Vai tranquillo. Minchia, no. Come recupero vita? Per chi, se c'è qualcuno che l'ha giocato, Mario. Ok. Con le monete, ok. Che chiave grossa, ma non... Tutto grosso in sto gioco. Cosa fa questo? Scusa, non ho capito. Ciao, sfavillotto. Bellino. Grazie, prego. Salvereste anche i miei amici. Va bene, mi sta sfumando. Grazie, gentilissimo. Va bene. Ma non è proprio una stella, no? Sì, Ivo. Ok, stavo rischiando grosso. Ecco, ho rischiato grosso, effettivamente. Ok. Quanto grosso quel Goomba? Ciao Lina! Guarda, io le lascio queste. Questo è un Goomba strano! Ma non ho capito sta cosa, fa BAM! No, effettivamente non lo capisco cosa serve. Aia. La prospettiva è assurda di sto gioco. Come stai, Lina? Corri, 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 corri! Ah, ok, quello stordisce i nemici, ma devono essere vicini, immaginavo. Ok, visto, sì. Ok, quindi io dovrei... Dovrei quindi... Aspetta. Aia, l'altro. Ma spuntano di continuo, non sono... Dio, come ha saltato? Gallina. Ah, ok, proprio. Dovevo saltarci, ok. Si salva. Un tubo. Non è Mario senza tubo, effettivamente. Seguimi, anche qua dentro ci sono degli amici. Oh, che culo. Ah, siamo proprio dentro. Ti stavano aspettando. Sì. Quella è una mega stella, è una di noi. Sì. Stanno usando quella macchina per creare qualcosa col potere della mega stella. Va bene. Se non ti spieghi tutta la legge della mega stella. Mi piace del mega stella. Sì, ora vediamo. In che prospettiva? Ti
la one, minchia. Paolo Gelo, grazie per ah. Ciao Manticore in Megastel. Ciao, scusate, non vi stavo. Era un tantino concentra. Aia. Ah, aspetta, aspetta. Guarda, fatemi prendere queste cose. Boom. Ok. Scusami. Non si spegne così? No, quello è Mario Odyssey, gallina, quello lo farò. Come stai, Manticore? Tutto bene? Forse c'è qualcos'altro su, vediamo. Scusate. Ah, ecco, sì, ci sono i pulsanti, ok. Ci sono molti più pulsanti. Pran. Quanti pulsanti c'ha? Ah, guarda, ce n'è ancora. No. Scusami. Ok. No, no, Mario Odyssey non voglio farlo per ora. Voglio giocare proprio giochi che non ho mai giocato, come questo, come probabilmente anche Sunshine, se non mi fa vomitare questo con Motion Sick 64. Poi Mario Odyssey riprenderò. Ciao Crosta! Tutto bene. Ripeto, oggi facciamo una live un po' più breve, ragazzi, per ripetere. Già il motivo l'ho detto, quindi dico perdonate, faremo un'orettina. Mio padre si è andato a riposare, ovviamente un po' di. Però sai, sta cosa della megastella, così. Praticamente quindi quelli di Super Mario Odyssey si sono ispirati a Galaxy. Hai ottenuto una luna, il tutto lui con la luna che gira. Ok. Cioè, ora sto notando queste piccole similitudini. Piove, piove, piove. Ah, da noi domani dovrebbe piovere. Almeno così dico. La luna nera. Ton ton ton. C'ho l'audio, ma ce l'ho qua. Aspetta. Dimmi che ce l'ho. Ok, grazie Sound Stream Deck. Ha tutta la stella. Megastella imprigionata galassia varco celestiale. Vabbè. Record di morte 35. Ok. Ah, quelle schegge. Ho scritto la Pietro Galactus. Ok. Questa è una citazione, Pietro Galactus. Ma c'era bisogno di fare sta cosa che si muove così? Cioè, lui. I sensori sono sballati. Il braciere dell'osservatorio è di nuovo acceso. Emana una luce fievole, come una stella di sesta classe. Scusa. Sì, lo so, Crosta, ma magari rispetto portandolo su Switch si è un po' sballato, nel senso, visto che non l'hanno minimamente toccato il gioco. Almeno i poveri sfavillotti sopravviveranno, che bello. Grazie per aver salvato la mia castella, è parte della mia famiglia. Appunto, un po' tinga la cazzo di cazzo. Questo è l'osservatorio cometa, è la mia casa. Ciao, Peach della stella, come si chiamava? Giampancrazia lì, lei com'è? Viaggiavamo nell'oceano stellato con la nostra navicella, l'osservatorio cometa, cosa linda, giusto? Cosa linda, linda, linda. Mentre attraversavamo questi cieli, la navicella si è arrestata improvvisamente.
un po' il sottopelato, ovviamente. Una forza misteriosa ha risucchiato la sua energia provocando una pioggia di Astro Skage. Pancrazio di... agghiacciante. Quell'energia proveniva dalle superstelle. Così la navicella ha smesso di muoversi, ok. Come se fosse piombato in un tonno profondo. Chi ha portato via la tua amica, cioè Bowser, ha rubato le superstelle. E ha usato la loro energia per varcare le galassie. Bene, non avevo un cazzo da fare, Bow. Please, un favore da chiederti. Questo osservatorio è una navicella che, grazie all'energia delle superstelle, mostra le galassie sparse per l'universo. L'energia delle superstelle, ripristinata, è fievole, ma si possono scorgere le galassie vicine. Questa stanza è detta planetario, da qui osserviamo le galassie. Ma con l'energia delle superstelle ora disponibile funziona soltanto la terrazza Mirastelle. Prima vai alla terrazza Mirastelle, poi recupera le superstelle delle galassie visibili. Ok. Appena ripristiniamo le funzioni. Ma quello è. Non, non, vabbè. Appena ripristiniamo le funzioni di navicella dell'osservatorio cometa, si individua la posizione del nemico che ha rubato le superstelle. Ok. Bravo, Mario. No, aspetta. Ok. Sì. Guarda, 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 lo sto sfiorando. Lo sto sfiorando. Sto sfiorando. Allora, sta cosa dovrebbe significarmi sta stellina che io muovo con i Joy-Con? No, allora. Dove dovevo andare qua? Ok. Ok. Premendo meno. Oddio. Ok, abbassati, lancia. Ah, ok. Con questo lancio centro visuale e centro cursore. Vediamo. Ma dabba Mario, aspetta. Dabba. No, dai, come l'ha messo sembra dabba. Ok. Ah, va bene, più o meno ho capito. Dai. Oh, degli ospiti! Questo luogo è detto planetario, da qui si possono osservare le galassie. Permettimi di farti da qui dalle galassie. Sono tutti colorati. Quello era giallo, quello lì è blu, quello ha gli occhi blu. Kenny è un gran troione. Grazie, Kishima. Punta verso la stella. Vabbè. Grazie, Ricky. Ciao, Ricky, com'è? Ok. Però si va, dai. Queste sono le galassie che si vedono dal planetario. I numeri scritti sopra di esse indicano la loro distanza dall'osservatorio e l'energia necessaria per raggiungerle. Più superstelle tieni, più lontano sarai in grado di viaggiare. Va bene, quindi dobbiamo per forza andare all'uno. Dai, dai, galassia uovo, vabbè. Abbiamo osservato l'energia delle superstelle nella galassia più vicina. Questi pianeti hanno una forma davvero strana. Le uova di Yoshi. L'uovo galassia, sa. Galassia uovo. Dino Piranha. Vediamo un po'. Quanto è. Galassia uovo Dino Piranha. Va bene. Chi sono io per giudicare i nomi che danno ai livelli? Dino da Munchro Dino. Ora che uno che ha creato la pubblicità. Ah, ok, ecco che. Se invece faccio così. Ah, va bene. Ok, sto iniziando un po' a capire. Penso esista qualsiasi tipo di. Qualsiasi Chupa Chups. Esiste. Caramellami questo, no?
Ah, monetona mia. Stelline mie. Oh, grazie a Dio riesco a centrare. No. Non può. Che bella la musica. Oddio. Oddio. Beh, certi blocchi non possono mancare in un Mario. Come faccio? No. Ma ogni tanto cadono, se qua. Ah, aspetta, devi fare così. Ok. Sì, sì, scomodissimo, raga. È un qualcosa di scomodo, tantissimo. Ma per come si muove lui, eh. Dov'è? Guarda, nemmeno spunta. Guarda. Non c'è più. Ho visto con la similitudine, cioè che Odyssey probabilmente ha preso spunto da questo gioco, ecco, sta. Una one up? Vabbè, ma io non posso star fermo sempre in un punto qua, cadono robe. Non ho il puntatore qua. Non c'è il puntatore. Ok, eccolo qua. Ok. Le piglio! Là c'è un tubo, poi ci andiamo. Mario! C'è bisogno. Ah. Ok. Dai, devo quindi impararmi a muovere il puntatore, perché mi aiuta a catturare quelle schegge che io non riuscirei a prendere, perché sono in posti del culo. Sì, però loro mi cado qua, scusami, con quale facilità? Entriamo nel tubo. Tubo! Ah no, aspetta, il tubo effettivamente era... Ah, ok, il tubo mi portava qua sopra, ok. Ok. Quindi io, se vediamo... Mario, perché stai girando? Un altro tubo. Bella musica. Ok, sto iniziando a padroneggiare la stellina lì, eh. È un po' meno Mario, però. Pippippi. Cos'è? Ok. Ah, ma proprio la gravità non esiste sto gioco. Fabio! Vabbè, bellissima sta cosa! Bellissima! One up. Dai, non l'ha presa! Lado! Lado! E mo? Abbiamo fatto tutta questa fatica per niente, bellissimo so. A me piace ficcare il naso da gallina. Ma non vi spunta qua, scusami. Ho dormito poco, cheat. Va bene. Ma non vi spunta qua. Le hanno tolte, veramente. Aspettate. Ah, sì? Aspettate. Redemption. Perché bottami questo? Adesso spunta scritto qua. Hanno cambiato i bot qua. Oddio, hanno cambiato qualcosa. Non riesco a vedere
Quello che mi ha dato gallina, vabbè però. Ah sì. Vivo, allora vediamo. Ah, figo. Come hanno cambiato il... Ragazzi, cazzo, ti state dicendo? Se hanno cambiato qualcosa, ricordatemelo, perché qui non mi compare più nulla nel Redemption lì. Quindi, se per dire qualcuno usa l'asteroide per scrivermi qualcosa, non lo leggo, non mi spunta. Posso, sia. Perché toccano le robe? Se ti stanchi e vuoi tornare all'osservatorio, premi più e scegli torno all'osservatorio. Fate però non puoi portare con te l'astroscheggia. Ok. Se mi rompo il cavo e voglio uscire, non... Cosa manca più? Devo controllare, Carla. Devo controllare, è finita la live. Ah, qui sopra devo andare, giusto. Hello? I miei amici sono più avanti, sbrigati. Ok. Madonna, che giro. Devo... Questa è una cosa che non mi piace, se stanno modificato qualcosa. Se subisce i danni raccogli una moneta e recupera energia. Ok, che problema. Cioè, ma quello è una scarpa. Ah, ok, qui rallento. Ok. No, ho sbagliato, minchia, la prospettiva. Io ho problemi con la prospettiva. Ok, ne manca uno. Eccolo qua. Ok. La stella è giù. Via! Belle musiche. Ma anche qui le piante piragna, ma allora. No, aspetta però. Piripiri pipi. Ah, quando si arriva a un 99 frammenti. Aspetta, ok. Ok, ho capito. Scusate se non mi sto concentrando su di voi, raga. Però capite, per me è un gioco totalmente nuovo. Madonna. Madonna. Vabbè. C'è bisogno. Va bene. Al primo colpo. Totalmente a caso ce l'ho fatta. Quindi vedete, questi sono dei... Ok, sì. Ah sì? Pip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 
Ciao. Fai attenzione, dopo una pirouette devi aspettare che lo sfavillotto ritorni prima di poter farne un'altra. Vabbè, sì. Sono cadute giù! Pigliale, pigliatele! Ok. Oddio, che ho fatto, raga? Ok. Ho toccato. È bello, sto. È bellissimo. È bello però sto gioco, raga. Cioè, oddio, che ho fatto? Ok. Che tensione. È la Madonna. È orribile come. Ok, devo fare. Devo dargli colpi con la sua stessa coda. E intanto prendermi i cosi. Ok. Cos'è quella cosa? Dai! Ma poveretto! Cioè, non ha fatto nulla di. Vabbè. Stella! Abbiamo preso tutto qua? No, secondo me io manca qualcosa con le monete. Che fa sto coso? Cosa fa sto coso? Ah, vabbè, una moneta. E non c'è più niente, c'era un qualcosa. Ah, no. Moneta. Va bene, basta più. Piccolo più. Nel dubbio spara come in America, Evil. Tutta la superstella, ok. Ma stai calmo, Evil. Ma tutta la stella, ok. Madonna, se allora Mario Odyssey ha preso tantissimo da qua. Già hanno preso tantissimo spunto per fare Mario Odyssey. 243, ok. Sì, salviamo. Mano. Mano. Gioco di mano, gioco di. Mano. Effettivamente hai ragione, Tiro. Aspettate, ho fatto una cosa qua. Ok, ci sono. Quelle cose che vedo nella galassia sono delle astroschegge. Noi sfavillotti ne siamo ghiotti. Punta verso il basso. Ok, sì. Modalità portatile, puoi anche toccarle sullo schermo. Ah. Quando ne hai un po' puoi spararle mirando con la stellina e prendo te. Ok. Vedete? L'hai detto adesso quando non mi serviva. Ok. Ma. Ah! E poi diventa giallo?
No, ricorda che puoi sparare la sua scheggia ai nemici o puoi condividere con dei sparvilotti affamati. Guarda, ah, buono sapersi. Quindi posso spararli anche a loro. Ok. Si va al numero 3. No, numero 8 ovviamente è Bowser. Ah, ho capito, allora. Ah, così muovo il quadro. Ma allora, io qui non posso fare nulla. Se, devo ritornare alla galassia uovo, praticamente. Mi dice che ne ho presa solo una. Se invece ritorno fuori, che succede? So, guarda, sto esplorando, raga. Vediamo un po'. La telecamera. Ok. No, quindi devo per forza andare lì. Andiamo andando di qua. Da questo punto poi l'osservatorio non è leggero, è tutto buio. Ho capito, ok, devo ritornare là quindi, ok. A meno che c'è qualcosa di qua. Qua c'è tutta la visuale. Quello è un garage e quello è la terrazza, ok. Ah, perché poi posso andare dalle altre parti, ho capito. E allora dobbiamo per forza ritornare qua. Ok, che ore sono? Le 2:30. Vediamo se fanno un'altra e poi stacco perché ripeto io. No, ho sbagliato. Ho sparato uno. Devo rifarlo, giusto ragazzi? Perché mi servono. Queste. Credo proprio di sì. Vediamo, vediamo di nuovo, fatemi fare una prova. Ok, sì, esatto, nuova stella. Snack di dimensioni cosmiche. Mi ricorda qualcosa, di balle, di dimensioni balenine. Snack di dimensioni cosmiche, si parte. Snack grosso. Ho detto yes. Ah, mi fa rifare sempre lo stesso. Cioè, il livello è sempre lo stesso, praticamente. Però. Cosa cambia? Cambierà qualcosa. Moneta, grazie. Ah, vuoi sapere una cosa? Con ZR puoi sparare la tua schegge. Sì. Sì. Vabbè, non mi interessa. No. Se riesco a sconfiggerlo così da. Lo sfavillotto rosa che ho visto all'inizio dell'obiettivo. Ossia? Dio mio. Dio mio. Ok, se vuoi proseguire ascoltalo. Usa un stella e stella per andare avanti. Se giochi a metà portata ti basta toccare stella e stella, ok.
Ok, ecco qui devo andare. Oh Madonna, che cosa di un'orribilità. Che orribilità giocarlo in questo. No, ho sbagliato, aspetta. Ok, poi devo spararmi così. Ah, quello ovviamente è un punto di inizio uguale che poi mi spara in altre parti, ho capito. Via. Fabio? La prospettiva. Ok. Ciao Goomba! Mi ha dato un calcio. Ok, sto usando il movimento, me ne vado. Secondo me quelle cose, quindi se faccio così. Ok, infatti immaginavo. Seconda come indirizzo. Mi rompo. Prevedibile. Però voglio sconfiggere tutto qua. Bella musica, veramente. Allora. Possiamo andare, Stella? Minchia, dovevo rifarlo, ok. Stella, sei tutto mio, ok. Madonna, è tutto più... è più movimenti che gioco questo. Pidi pidi pidi, quante vite abbiamo? 11. Sì, devo parlare con quello lì prima perché altrimenti... Dica? Tralala, parlo con te delle sto schegge, sì! 10, no, stai calmo, 100? Andiamo io. E vuole. Fa? E ora? Si trasforma. È moreno. C'era bisogno? Ma c'era bisogno? Non c'era bisogno, comunque. Forse ho saltato qualcosina, però... Per come faceva Dance il nuovo letto ho pensato a Majin Buu. Ti mangio, ti mangio, ti mangio. Mai alle madonne! No, non... ho un po' di fastidio agli occhi, ma non so se deriva dal gioco o perché sono un po' stanco. Cioè, al momento lo posso continuare. Ora vediamo poi la finisco. Infatti ripeto. No, no, non ce l'ho ancora. Mi sarebbe spuntata subito, quindi tecnicamente... Pidi pidi pipì.
Madonna. Moneta. Stella, cosina, cosetta, cosetta. Ok. Non l'ha presa. Fang. Ma sì, sì. Me lo stai risperando ancora, solo. Prendiamo quello di basso, questo due. Va bene, fatto schifo come mira, però... No! Via! Che giri lunghi mi fa fare. Come abitano questi in pianeti... Ok, qui si è aperto buco. Quindi devo scendere giù. Scendere dentro. Non scendo. Ok. Ok, ah ok. Ma è diventato i poteri di Crash Bandicoot 4 questo. Schiacciato. Solo sfavillotti hanno problemi di gravità che posso... Oddio, sto... No! Aspetta! Ma si bugga qua. Scusami. Tutto storto. Passa. Moneta. Prendilo. Uno. Due. Mario. E qui che succede adesso? Come mi sparerà al di fuori da... Proviamo. Via. Minchia, l'ha scassato, ok. Una mega stella. Ah no, aspetta. Ah, devo fare... Devo stare attento. Ah, vero. Minchia, devo ricordarmi che Mario può effettivamente fare queste cose. No, non può fare. Sì, lo può fare. Oddio. Oddio, cioè ti sballa il movimento e non va. Ma perché sei stronzo, gioco? Fabio? Ok. Ok. Quindi io qui devo fare così. Aspetta, non lo fare. No. Oh, è orribile come cosa. Orribile. Orribile. È orribile da muovere. Ok. Non l'avevo capito. Ok, abbiamo avuto la seconda superstella.
Mamma mia! Mamma mia! No, ora ci siamo. Ok. 334 tutte ne abbiamo perse 100, eh. Ok, abbiamo scoperto una nuova galassia. Quindi si è sbloccata quella che c'era là, ok. È stata scoperta una nuova galassia. Raccogliere superstelle per aprire la tua area di visibilità, ok. Così potrai vedere anche la base nemica. Ok. Salviamo. Dov'è? Dove sei? No, non tocca il tasto power. Va bene ragazzi, io direi che per sicurezza mi fermo qua oggi. Ok? Ho detto facciamo oggi una live breve perché magari può suonare il telefono. Dove sei? Non trovo! Per fate essere sempre io sto con la porta aperta, tanto non devo parlare con nessuno e se suona il telefono so, rispo posso rispondere. Adesso non potrei. Usciamo dal gioco. Signori, va bene. Vediamo, non è bruttino come gioco, vediamo poi come va avanti. Tutto lambada, nel senso se io soffro di motion sick o meno andando avanti con il gioco. Un attimo solo perché io mi cambio la cartuccia che adesso mi metto poi per i fatti miei a giochicchiare ad Animal Crossing. Quindi già mi preparo la cartuccia. Allora, Super Mario Galaxy torna, andiamo in webcam. Super Mario Galaxy torna, mercoledì, mentre domani vi ricordo, oddio, qui cade tutto e che non devono stare qua. Domani è martedì. Domani alle 14, alle 14, alle 13:30 iniziamo Crash Bandicoot Insane Trilogy. Ok? Iniziamo nel senso che lo rifacciamo una nu nuova partita del primo Crash, del secondo e del terzo. Ok? Quindi facciamo un bel recapone dei tre giochi di Crash. Tentando di platinarlo in live, vediamo. Dovrebbe essere abbastanza veloce visto che i giochi li conosco. E domani sera alle 21 c'è Fortnite, la vendetta di Mida. Facciamo l'evento di Halloween di Fortnite con chi dei controller vuole. Perché poi, magari sono probabilmente io solo, conoscendo i controller. Mentre io mi sto smorbando benissimo perché mi sta colando il naso. Ragazzi, fatemi, scusatemi, che scena orribile. Fatevi vedere se c'è qualcuno per un raid, che a quest'ora non saprei chi ci può essere. Dato il tempo che si carichi. Ok, è l'unico che. L'unico che posso raidare. Grazie, Alan. Sì, c'è Yotobi, sicuro Yotobi ti raido. Sì, andiamo da Liezer perché è l'unico che ho di gente che conosco e che posso raidare. Signori, buon inizio di settimana a tutti. Vi ringrazio veramente ancora per avermi seguito. Se volete, vi aspetto domani. Vi ricordo i controlli M di oggi alle 5 Rikishimaru, alle 7 Luke. Dovrebbe esserci Giacomo alle 21, 21, 21 e 30. Poi c'è Crossentin alle 22 e 30 da parte mia. Buon inizio di settimana a tutti. Vi aspetto domani alle 13:30. Sigla, andiamo da Liesa. Ciao.